Belli miei, bentornati sul canale, sempre e comunque dal vostro Cap. Oggi tentiamo ancora di più di ambire un piazzamento ancora più oneroso nelle Infinite di Marvel Snap con un mazzo che è interessante, no? È interessante, è Gagliardo e va incontro a ogni evenienza del player che lo gioca. Questo mazzo è intrigante, raga, per il semplice fatto che è pieno di tech card che sono utili veramente a ogni evenienza. Vedi Shadow King, vedi Mobius, vedi Enchantress, vedi Legione è la perla di questo mazzo, raga, perché è quella cartina che ti può svoltare completamente l'intera partita. Cioè, a me piace giocarlo, che ne so, in concomitanza con Storm, no? Metti al turno 4, giochi Storm, metti al turno 5 Legione, e setti tutte e tre le location e l'avversario non può più giocare nulla, no? Però sono casi, no? Sono casi che ti fa godere Legione. Oggi andiamo a provarlo. Giochiamo un po' sulla difensiva, no? È come se lo prendi in contropiede all'avversario, gli fai l'1-0 secco e vinci il game, capito? Esempio calcistico. Dici, non lo sai l'esempio calcistico, non lo cogli. Te lo faccio vedere con un game subito. Vi ricordo che ieri è uscita una bella challengina di Marvel Snap con la Forza 1. Ve la lascio qui nelle schede se gli volete dare un'occhiata, che sono molto divertenti queste cazzo di challenge. Cioè, veramente, io l'ho rivalutata tantissimo perché non ho attivato i tracker. Dicevo, in questo modo esci anche un po' dalla comfort zone, dagli schemi del gioco di carte, no? Perché il gioco di carte che cos'è? Prendi il mazzo, te lo fai forte e via. E tenti di vincere. Bello che mi metti Mobius. Gladiator fa schifo, regà. Perché si suppone che lui abbia un Lockjaw con Thanos, con tutte le carte belle potenti. Mi conviene fare una roba del genere? Teoricamente sì, perché io c'ho Shang in qualche parte del mio mazzo, ma se lui c'ha Kyra, cioè io lo provo. Vabbè, abbiamo Enchantress, raga, con calma, abbiamo Enchantress. Ok, via. Ok. È un disastro. È un disastro tutto ciò. Oddio, tanto e non quanto, perché possiamo giocare subito sera adesso, Possiamo giocare subito sera, che io giocherei. Tra l'altro, io giocherei per far sì che possa giocare. Oddio, però è una merda. No, non mi piace, non mi piace. Cioè, io vorrei fare invece Enchantress qui. Vorrei fare Enchantress qui per togliergli Kyra, ma se io non c'ho coso, come si chiama? Se non c'ho Shang è un pochino inutile tutta questa. Vediamo sera. Ok. Ok, bello che va lì. Bello che va lì per il semplice motivo che io andrei a fare Enchantress qui su Kyra. Mi dai Shang per caso? Bello ragazzo. Bello ragazzo, mi piace questa cosa. Mi dai Shang e mi dai anche la miss, vero? Ha voglia. E gioco anche Zabu. Sì. Mi piace questa cosa. Abbiamo anche Prio, quindi vediamo di sfruttarla questa priorità. Però io la vorrei perdere questa priorità, onesto. E comunque potremmo pensare di fare Legione o al centro oppure anche su... a sinistra, sul picco, no? Lì abbiamo vinto. Allora, quello che andrò a fare io. Olè! Olè! Hai visto? Hai visto? Cioè, nel senso, ci ha salvato Magneto perché non ci ha preso la miss. Perché gli 8 punti di Gladiator hanno fatto veramente tanto comodo, perché lui non aveva che cosa fa qua. Ecco spiegato con i fatti cosa vuol dire contropiede 1-0 e vinci il game. Bello! Bello sto avatar anche di Mr. Negative. Non me lo dire che c'è un Mr. Negative. Che a noi fa molto comodo la cosa. Calmo, calmo comunque, ragazzi, io non volevo infierire in qualsiasi modo, no? Allora, Maximus lo facciamo? Bello quell'Hulk. Bello quell'Hulk, sì. Eh sì, dai, lo gioco Maximus, dai. Ma dici tu, ti puoi togliere anche Zabu? Non te ne frega di questa cosa. E lo facciamo, ci prendiamo 24 punti. Metti che c'ha Shang.
Ce l'abbiamo anche noi, no? Ok, sì, è un Mr. Negative, mi sa. Esatto, che l'ha subito giocato tra l'altro. Mi serve Mobius, raga. Mi serve Mobius come se non ci fosse un domani. Perfetto. Miss Marvel. Miss Marvel e... Hey, wow. No, pure Wong. Pure Wong è a prio, raga. Pure Wong è a prio. Pazzo. E che ti invento io qui? L'unica cosa che posso sperare... Oh cazzo. C'ha pure prio. E mi sa che la possiamo salutare sto game, sai? Lo possiamo salutare. Perché dici tu? Perché sì. E qua io posso fargli Shang con... In tutta la vita gli posso fare Shang. Ma io non ci arrivo a fargli Wong qua. Non ci arrivo. Posso fargli Shadow King qui, eh? Lo posso fare. E pure Zabbo, no? Zabbo è inutile. Zabbo glielo fai qua. Sì, per il meme. Non penso basti comunque, eh? Non penso basti. Che suppongo che lui adesso mi faccia un Silver Surfer come bello grosso, tra l'altro. Non lo so se la risolve. Non lo so se la risolve Shadow King comunque. Non lo so proprio se la risolve. Perché qui facendo andiamo a 9. Giusto. Lo va a 4. Eh no, però c'è anche la miss. C'è anche la miss da giocare, eh. Vediamo se l'abbiamo portata a casa. Non ha giocato. Immagino non vinco. E invece vinco. E invece vinco. Siume. Non lo so che gli è successo. Poi gli è quittato tutta la connessione. Cazzo ne so. Prossima mondo assassino. Non mi interessa. Subito bello Jeff di turno 2. Cioè, questo mazzo mi sta piacendo comunque. E veramente, cioè, puoi fare delle cose che si adattano veramente contro ogni mazzo. Ora, ogni mazzo forse esagero. Esagero, io me lo prenderei sto coso, sai? Me lo prenderei e lo metterei sul mondo assassino il turno 3. Destroy? Sì, teoricamente sì, destroy. Molto bene questa cosa, molto bene. Posso tentare di fare tipo, che so, Zabbo qui? Oppure glielo do in mano Zabbo, tanto è lui che gli importa di Zabbo. Non ha... No, non dovrebbe avere costi 4. Giusto? Ora hai tutta la mia attenzione e curiosità, ragazzo. Perché c'è Buggy Bars e Armor? C'è proprio l'antitesi delle due carte è giocato. Proprio l'opposto. Abbiamo Sera comunque. Molto bella questa cosa che abbiamo Sera. Molto bella questa cosa, facciamola qui. Non la faccio sulla dimensione Nur. Vabbè, tu giochi quello. Attuma. Ok, abbiamo Enchantress comunque da giocare. Metti che vogliamo dargli fastidio all'avversario. Legione. Eccolo. Però quello che farei io è fare Enchantress comunque prima di fare la miss. Sì, perché la miss la voglio fare il turno 6. Così che sono libero di eventuali cose. Sì. No, però legione lo faccio. Legione lo faccio. Spero che non mi faccia il prefix in mezzo, perché sennò è messa abbastanza bene. Però tu ti presenti con un attimo a tempo, in poche parole, col Buggy Bars. Cioè a me fa ridere vedere Buggy Bars e Armor comunque. Dici Cosmo? Dici Sentria. Ok. Ho capito. Ho capito. Ora, la cosa che mi viene da me è fare. Lui c'ha 20 punti qui, come gliela risolvo? Gliela risolvo con Enchantress. Gliela risolvo con la Miss. Gliela risolvo con Mobius. Io qui vado a 4, 7, 12. Anche se sposto Jeff vado a 15 e vado a 16 con questo. Non risolvo nulla. Non risolvo nulla.
Quindi io andrei a mettere un punto qui. E Jeff qui? No, Jeff qui non lo posso fare. Devo sperare che qui basti. Sì, devo sperare che qui basti veramente. Oddio, teoricamente potevo fare anche Mobius in un'altra location, vero? Sì, la potevo fare in un'altra location Mobius. Però ci sta come idea, perché Atom adesso se ne va. Ah, tu giochi tutto lì. Ok, che cos'è quello? Legione. Dai. Non mi dire che ho perso. Non mi dire che ho perso. E mi sa di sì. Perché io vado... Sì. Ho perso. Dai, che palle. Vado a 13 lì. Cazzo. Era bella la play comunque. Era bella la play. Sono passati 80 anni oramai. No, non è vero. Sono passate un paio d'ore da quando ho registrato le ultime partite. E ancora mi ricordo come ho perso l'ultimo game. Che te pare? C'ho una memoria di ferro. Tentiamo di concludere al meglio tutto questo percorso del Sera Control. Maximus? Maximus. Non mi convinci tu con Nebula e Forge, sai? Non mi convinci. Bello, Krauside. E io teoricamente dovrei fare Zabu, eh? Zabu non lo posso fare qui perché poi non posso fare la miss. Quello che andrò a fare io è fare Mobius sull'officina del riparatore. Giusto? Se tu giochi Jeff con Forge. Che mazzo c'hai? Tipo un control, un qualcosa. Ora, teoricamente, io Mobius lo faccio. Perché lo faccio, no? Dovrei aspettarmi... Bishop. Abbiamo anche Shadow King per essere. Abbiamo anche Killmonger. E io Killmonger lo farei. Cioè, nel senso, aspetto che mi metta un qualche carriera, qualcosa, ma non esiste. Ma gioca Killmonger. E sai che ti dico, me lo riprendo in mano. Me lo riprendo in mano Killmonger, non si sa mai. Calmo. Stai calmo e occhio ai tuoi drop. Occhio ai tuoi drop, Onkazar. Occhio a quei drop. Potrei giocare Gladiator. Potrei giocare tante cose. Potrei giocare anche Enchantress per essere. Ma se io faccio Enchantress. E se io faccio Sera. Miss Marvel a 2. Enchantress a 2. Killmonger o Gladiator è a costo 2, no? Devo prendere Prio però. Devo prendere Prio. Come la prendi tu Prio? Facendo Sera qui. E snappandogli. Anche se penso che concede, forse non dovevo snappargli. Lo so. GG alle mie supposizioni. Comunque altro che contropiede, al ragazzo di Bruno gli siamo entrati prima dentro casa comunque. Borboppo. Ciao my bro. Che cos'è sta avatar? Scusami. Tipo Atma, Orca, che cazzo è? Kamar-Taj. Ci è utile? Teoricamente sì, con Gladiator. Jeff. Subito, valle alla mano, tu subito non vuoi giocare, va bene, mi fa piacere questa cosa. Giochiamo subito Mobius, no? Teoricamente sì, vabbè, abbiamo Killmonger per questi schifoidi qui. Mobius qui, ci sta. Ok, che mi giochi? Fammi vedere un po' il mazzo. Discard, bello. E perché non mi ha giocato Daken su Kamar-Taj? Ah, perché giustamente c'ha 7 carte in mano, quindi era un po' inutile questa cosa. Giusta osservazione. E ora quello che andrei a fare è fare Killmonger qui. Fare Killmonger qui. Per poi fare... Sera. No? Teoricamente ci sta come play. Ok, tu giochi Dracula, mi stai dicendo. E Dracula io non lo posso contrastare, raga. Dracula è una delle poche carte che sto mazzo non può contrastare. Per quanto mi riguarda. Quindi se io faccio già Sera. Se becco la miss ce l'ho a costo 3. E poi c'ho altre belle cartine da fare. Sam. Per forza Sera lo fa. E diciamo che costo mazzo Sera al turno 5 è un po' come... È un po' d'obbligo. Diciamo. Bene.
Non Shadow. Però gli ha scartato Modok. E a me ha scartato Enchantress. Attenzione, attenzione, perché io adesso Jeff lo sposto qui, qui gioco Gladiator e vado a 16, qui la vinco. Qui faccio Maximus e qui faccio Shang. E tu ti ritiri, capito? Cioè è tutto bello complicato, capito? Cioè, ma io come lo concludo un game? Siamo contro il grande Gigi adesso. Bello sto avatar di Miles. Ma dove l'hai trovato, pazzo scatenato sto avatar? Non gioco Maximus. Ok, adesso, fratello, bello. Io ti faccio subito Mobius. E te lo faccio sul campo. Metti che ne so. Metti che l'avessi giocato su Sagarra e poi mi metteva l'enchant e sarebbe un disastro sta cosa. Suppongo. Con uno Zabu. Che mi dovrei aspettare? Non lo so. Darkhawk. La butto lì. L'uccello oscuro del malaugurio. Fammi vedere. Col cazzo che tu mi giochi Darkhawk. Tu. Oh, proprio Shang. Bella sta play, frate. Molto bella. Beh, ci ha messo tutte e due le carte nostre inutili. Quella che ci ha dato il grande campo. Va bene, abbiamo Gladiator da giocare comunque. Abbiamo Gladiator, abbiamo il Piggy. Io potrei anche giocare Maximus Shadow. O Maximus Piggy. Oppure solo Gladiator. Oppure solo Gladiator, sì. Vabbè, il Piggy me lo tengo. Ma dici, non hai niente da giocare. Bello. Bello che gli tolgo l'Enchantress. Anche se non serviva, cioè nel senso pure se me l'ha giocata non la giocava. No? Facciamo sera qui. Oddio. Però mi potrebbe prendere la miss. No. No, no, no. Facciamo la miss. Facciamo sera qui. Dai, frate. Però se mi dai la miss, ti posso assicurare che io ti vinco il game. Se non me la dai, mi devi dare Killmonger. Dai. Facciamo che abbiamo un 50% che mi dà carte che mi possono servire. Dici Wasp e Valkyria. Guardate, non sto capendo. E se non capisco, boh. Io non snappo stavolta, eh. Non snappo, però ti posso dire che facendo una roba del genere, facendo una roba del genere. Qui non prende la cosa della miss, però. Non la prende. Per il fatto che c'è Ciclope Gladiator. Bello. E facendo una roba del genere, no. Facendo questa roba del genere, facendo anche questa roba del genere. Cioè, hai concluso tutto, frate. Non ti snappo. GG. GG. Sorry, my man. Ma non ho capito niente di quello che hai giocato. E siamo arrivati alle tanto attese valutazioni di sto mazzettino. Che vi devo dire, raga? Provate sto mazzo. E come avete visto, si approccia a tutte le tipologie. Tutte. A le molte tipologie dei mazzi che possiamo incontrare attualmente all'interno del meta di Marvel Snap. E sì, se la cava abbastanza bene. Ha voglia. Però abbiamo visto mazzi anche come il Discard, ragazzi. Ci è capitato il Discard contro. Il Discard, se gli girava bene al ragazzo, non gli è girato e quindi abbiamo vinto. Sì, questo sì. Ma se gli girava bene, soprattutto Dracula, è incanterabile questo mazzo. Cioè, come lo fermi tu, Dracula? Soltanto con un Gladiator che glielo devi beccare. Dici tu, ma glielo devi beccare in mezzo a 12 carte, capito? Però, per come ha performato, per come si è comportato, per come ha vinto tutti questi game, 8 e mezzo, frate. A domani.